Assessore Alessandro Maragoni, di Taglio di Po, una serata importante perché Ecoambiente ha cercato di dipanare alcuni dubbi per quanto riguarda la tariffa unica per le aziende. Come giudica questa serata? Allora, questa serata la giudico molto positiva, soprattutto perché arriva da delle richieste, anzi da una promessa che avevo fatto io insieme ai dirigenti di Ecoambiente quando ci siamo trovati ancora l'anno scorso con il primo incontro dove abbiamo spiegato la tariffa puntuale per le tariffe domestiche. Avevamo promesso che ci sarebbe stato un incontro anche per le attività produttive e questo incontro è stato fatto questa sera. Perché è stato fatto solo questa sera? Innanzitutto siamo abbastanza in anticipo rispetto al 1° di luglio, quando partirà la tariffa puntuale per le aziende, ma soprattutto perché solo il 22 di marzo scorso sono state approvate le tariffe per tutto il bacino del Delta. Per questo ecco il motivo per cui siamo arrivati a questa sera di tariffe. Sono molto soddisfatto, sono da un lato soddisfatto e dal lato un po' meno. Ci tengo a precisarla questa cosa perché, viste tutte le richieste che mi venivano fatte continuamente per questa serata, la partecipazione non è stata soddisfacente dal mio punto di vista. C'erano solo una ventina di aziende, a differenza delle 400 partite IVA che abbiamo sul comune di Taglio di Po. Io spero che questa assenza sia dovuta al fatto che già comprendono di come il funzionamento della tariffa puntuale, e quindi forse questo mio pathos si alleggerirà quando andrà in vigore. Comunque la partecipazione stasera è stata viva, nel senso che c'è stato uno scambio, ho visto le persone soddisfatte delle risposte che la dirigenza di Ecoambiente ha dato e le ho viste molto propositive. Tra l'altro, e mi permetto di dirlo, è venuto fuori anche l'argomento legato all'indifferenziato, al rifiuto residuo per le utenze domestiche, e più di qualcuno di quelli che erano in sala ha detto che avendo cominciato a sperimentare una buona differenziazione del rifiuto, stanno producendo pochissimo secco, quindi mi fa ben sperare per il prossimo futuro.